dovremmo cercare di rispondere oggi innanzitutto a una domanda molto semplice. Perché la festa di oggi, cioè la festa di tutti i santi? In realtà, guardate, è un modo per ricordarci che in realtà i santi non sono solo soltanto quelli che abbiamo riconosciuto ad alta voce, no? Li abbiamo canonizzati, li abbiamo messi su un altare, in una nicchia, gli abbiamo costruito un santuario, una chiesa, cioè abbiamo sottolineato la loro vita in maniera evidente. I santi sono molti di più, anche quelli che la Chiesa non ha riconosciuto ufficialmente. Solo alcuni, pochissimi, ne indica per dire, guardate, prendiamo ispirazione da questa o da quest'altra persona, ma il cielo è pieno di santi che noi non conosciamo. Mamme, papà, piccoli, grandi, anziani, malati, professionisti, gente semplice, cioè gente che ha vissuto la propria vita incarnando dentro la propria vita che cos'è la santità. E questo dovrebbe darci molta speranza, perché quando noi diciamo che desideriamo diventare santi non è perché stiamo desiderando che qualcuno ci dedichi una chiesa, ma stiamo dicendo qualcosa che è molto più serio, che cercherò di spiegare nella maniera più semplice possibile, prendendo proprio spunto da quello che fa Gesù nel Vangelo di Matteo che abbiamo ascoltato. Un po' di anni fa, un libro che vendette tantissime copie in tutto il mondo, scritto da un sacerdote gesuita che si chiamava Anthony de Mello, portava questo titolo: Messaggio per un'aquila che si credeva un pollo. Si chiamava così. Già nel titolo capite qual è la questione di fondo. E cioè che molto spesso noi abbiamo un potenziale dentro che noi non conosciamo. E noi non viviamo secondo quel potenziale. Quindi siamo delle aquile, però viviamo come se fossimo dei polli. Essere santi significa tirar fuori tutto quel potenziale che è seppellito dentro di noi e che molto spesso noi stessi non conosciamo. Cioè ricordarci a che cosa siamo veramente chiamati, perché se noi facciamo memoria di qual è il nostro vero destino, allora cominciamo a vivere diversamente la nostra vita. Ecco perché la prima cosa che fa il demonio per rovinarci la santità, lo sapete qual è? È farci perdere stima nei confronti di noi stessi. Noi ci guardiamo e non ci piacciamo. Continuiamo a parlare male di noi, a vedere che le cose non vanno, che siamo troppo fragili, troppo incapaci, troppo incostanti. Cioè vediamo tutte le nostre contraddizioni. In pratica continuiamo a vedere il pollo, ma non vediamo mai l'aquila. E c'è un giorno l'anno in cui, quando noi facciamo la memoria di tutti i santi, non è per dire, mo vi teniamo tutti contenti, facciamo una festa in cui siete tutti coinvolti, e no, non è un modo per onorare quei santi in cielo e per ricordarci di loro e basta, ma è un modo per ricordarci qual è la nostra vera vocazione, cioè a che cosa noi siamo chiamati. Allora capite che se io mi ricordo a che cosa sono chiamato, cioè come dovrei splendere, qual è lo splendore della mia vita, tutto cambia, non sono più ripiegato su me stesso. Per questo Gesù non ha paura di pronunciare le beatitudini, perché quando tu dici, ma beati quelli che sono poveri spirito, perché di essi è il regno dei cieli, noi dovremmo dire, no Signore, quelli che sono poveri spirito, il mondo se li mangia. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Molto spesso chi soffre viene ignorato dagli altri. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. No, se tu non ti fai rispettare, è finita. E quindi non puoi essere assolutamente mite in questo mondo. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Avete presente la frase? La giustizia non è di questo mondo. È un modo per dire, tieniti l'ingiustizia e stai zitto. Insomma, io potrei andare avanti pronunciando tutte le beatitudini e le posso smentire, perché questo noi pensiamo. Allora, perché Gesù pronuncia queste beatitudini? Perché vedete, la santità non si poggia su quanto io sono bravo, su quanto io sono capace, su quanto riesco io a tirar fuori questo potenziale. La santità si poggia su Dio che mi ama. Se Lui mi ama, io splendo. Se io mi lascio amare, io fiorisco. Allora, quindi tutta la questione cristiana è permettere all'amore di Dio di entrare dentro la nostra vita. L'abbiamo ascoltato nella seconda lettura. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.
E Giovanni ha iniziato questa sua lettura sottolineando questa nostra vocazione. Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Allora vedete, io posso tutte le mattine toccare la mia fragilità, la tocco, me ne rendo conto, è di impedimento a me. Io posso avere delle situazioni mentali, fisiche, morali, delle situazioni relazionali che mi impediscono di splendere, di fiorire. Posso vivere delle situazioni nella vita in cui oggettivamente c'è un'ingiustizia che non mi fa andare avanti. Possono accadere delle cose nella mia vita che impediscono la mia vera gioia, ma io in quel momento devo dire: sì, ma io sono amato, io sono amato. E nulla è impossibile a Dio, nulla. Guardate che era la contestazione che Maria fa all'angelo Gabriele. Com'è possibile? Nulla è impossibile a Dio. La santità non è una questione nostra, è una questione di Dio dentro la nostra vita. Allora vedete, questo è un giorno in cui noi dobbiamo fare la nostra professione di fede sull'onnipotenza dell'amore di Dio. Non su quanto noi siamo bravi e ideali, nessuno di noi è bravo e ideale. Io vi auguro un giorno di essere trattati, chiamiamola così, dal Dicastero dei Santi, che è il ministero del Vaticano che si occupa di preparare gli incartamenti per fare i beati e i santi. Quando arriverà la vostra pratica in questo dicastero, la prima cosa che verificheranno, la prima tra tutte le cose, sembra male, adesso la dico così come il termine giusto e poi cerco di spiegarla. Bisogna dimostrare che la persona, quest'uomo, questa donna, questo battezzato, questa battezzata, hanno esercitato in maniera eroica le loro virtù. La gente dice: noi siamo finiti, siamo già fuori da tutto questo. Quali virtù, però, attenzione? Quelle del battesimo, cioè la fede, la speranza e la carità, che voi sapete noi le abbiamo ricevute in dono il giorno del nostro battesimo, cioè non dipendono da noi, è un dono che ci ha fatto il Signore il giorno del nostro battesimo. Allora, lì che cosa fa il Dicastero dei Santi? Guarda la vita di questa persona e vede se quella persona in tutta la sua vita ha esercitato in maniera eroica la fede, la speranza e la carità. Allora, fede, speranza e carità abbiamo detto che sono un dono. Fate finta che io do a una persona le chiavi di una macchina e dico: non è tua, però te le do a te queste chiavi della macchina. Alla fine della vita dice: l'hai usata questa macchina? L'hai usata sempre? L'hai usata bene? L'hai portata fino in fondo? Tutto il potenziale di questa macchina l'hai usato? Sì, quindi l'hai esercitata in maniera eroica. Ora, se una persona ci domandasse non se la nostra vita sta andando bene, se ci sono problemi o non ci sono problemi, no, una cosa molto semplice: se noi in questo momento della nostra vita stiamo usando bene la fede, la speranza e la carità, che vi ripeto, non sono questioni nostre, ma sono un dono di Dio per ciascuno di noi. Allora, che cosa significa in questo momento della mia vita in cui tutto è buio esercitare la fede? Che cosa significa in questo momento della mia vita in cui mi sento così disperato esercitare la speranza? Che cosa significa in questo momento della mia vita in cui io avverto di non avere nessun senso esercitare la carità, cioè l'amore di Dio? Questa dovrebbe essere la questione della santità per ciascuno di noi. Allora capite perché noi veniamo qua? Noi veniamo frequentiamo i sacramenti, ci accostiamo alla confessione, alla comunione, perché nei sacramenti e attraverso la parola di Dio e i sacramenti vengono rinvigoriti dentro di noi questi doni, la fede, la speranza e la carità. In pratica è un amore di Dio concreto dentro la nostra vita. Oh Signore, quanto sono debole. No, non guardare più la tua debolezza, guarda la forza di Dio. Oh Signore, come la mia vita è sfortunata. Non guardare più la tua vita sfortunata, guarda l'opera di Dio che può agire dentro la tua vita anche se tutto è contro di te. Oh Signore, guarda come io non riesco a trovare una soluzione. Non importa che tu non hai soluzioni, ricordati che tu sei figlio o figlia di un Dio che può tutto, anche agire nel totale fallimento. Tu credi questo? Vedete che cos'è la santità? È una professione di fede. Però spero di avervi sollevato dall'ansia da prestazione sulla santità. No? Io non riesco, mi metto a fare miracoli, non ci riesco, non ci viene chiesto di fare miracoli, ma di trasformare la nostra vita nella visibilità di questo grande miracolo che è l'amore di Dio per ciascuno di noi. Ecco. Non vi spoilerò
l'omelia di domani. Però capite che cosa fa la liturgia? Prima ci ricorda chi siamo e poi ci fa incontrare l'esperienza della morte. Perché solo se ti ricordi a che cosa sei chiamato puoi anche mettere sul tavolo la questione che un giorno si muore. Ma questo lo vedremo nella prossima puntata. Ci mettiamo in piedi.